Opla, bentornati in un'altra parte di questa guida di Pokémon Blu. Dunque, sarà la volta buona che riesco a registrare? Chi lo sa? In realtà avevo già provato a registrare questa parte. La prima, avevo provato appunto a fare il Monte Luna, ma ero riuscito a perdere. Con Pikachu al 12, Spearow al 13, Charmeleon al 17, Nidoran al 13 e Magikarp al 9. E la seconda volta ha chiamato mia nonna. E quindi non sapevo, cioè ho dovuto per forza stoppare la parte. Quindi gli allenatori sono già battuti. Ho provato a vedere se c'erano repellenti, come si dice? Avete capito? Al market di Plumbeopoli, sì, non mi stanno venendo i nomi oggi. Attenzione Paras, no. Ho provato a vedere, ma non ne vendono purtroppo. E quindi niente, ci dovremo fare il Monte Luna con i selvatici. Dunque, ho trovato alcuni strumenti, pozioni, ma soprattutto una caramella rara. Questo è molto importante. Dunque, non mi piace. Questa cosa non mi piace. Devo mettere Spiro. Beccata, beccata, beccata finché non mi ammazza. E infatti. E mettiamo invece Nidoran con azione, azione, azione. Oh, attenzione. Non abbiamo pozioni quindi per curarci. E andiamo avanti. Di qua. Troviamo un altro Zubat, fuga. Ok, lottiamo contro questo che ha un Rattata. Tuono Shock, KO. Chi è che ha un PS? Ah, Nidoran. Nidoran. Ok, ma mettiamo Charmeleon davanti. Usiamo braciere. E usiamo braciere. Bene così. Nidoran al 14 impara Veleno Spina. Sta per mettere Zubat. Ma noi lasciamo Charmeleon. Perché? Perché oggi, adesso, assisterete a un evento spettacolare. Due evoluzioni. Nella stessa parte, ovvero diamo la caramella rara a Nidoran, sarà livello 15, non si evolve. Benissimo! Allora, perché non si evolve? Si evolve al 16. Comunque, abbiamo sprecato una caramella rara, fail tra l'altro, epico. Epico. Niente, volevo farlo evolvere e poi dargli la pietra lunare, ma... Dunque, dobbiamo lottare contro questo tipo. Tipo... Esatto, e dobbiamo lottare e se lo sconfiggiamo potremo prendere uno dei due fossili. Dunque, ok, ce l'abbiamo fatta, Charmeleon al 18, Koffing, braciere, braciere. Bene così. E allora, questo è l'Helix fossile e questo è il Domo fossile. Con l'Helix fossile si ottiene Omanyte e poi Omastar. Con il Domo Fossile che ha avuto e poi Kabutops e io prendo proprio il Domo Fossile e lui si prende l'Helix Fossile. Dunque possiamo proseguire e terminare l'esplorazione del Monte Luna. Fuga. Ok. E siamo arrivati a Celestopoli. Dunque, la prima cosa da fare qua a Celestopoli, cioè ancora non ci siamo a Celestopoli, No, stavo cercando una cosa. Ne ho tratto la MT-04 che contiene turbine, no. E allora no. Allora no. Ok, ho capito dove siamo. È difficile orientarsi con questa graphic. Va bene. Segnami qua. No, ho capito, allora. Ci sono. Non dobbiamo battere nessun allenatore, sì. Ho capito. Niente, siamo arrivati a Celestopoli adesso. Eccoci qua. E noi ci andiamo a curare i Pokémon. Queste le nostre bici? Sì, ho capito dove siamo. Siamo a Celestopoli, inequivocabile. Dunque, ci possiamo anche curare i Pokémon? No, perché l'ho curato una seconda volta? Ok. E allora, la palestra la battiamo nella prossima parte. Questa è appunto la micro parte, diciamo quanto sono? 4 minuti, anzi 5, benissimo, è venuta proprio leggera leggera. E
No, mi serve allenamento per i Pokémon, non la posso battere adesso, Misty. Dunque, noi ci si becca al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!